Ciao ragazze e benvenute su Una Casa alla Volta. Sentite l'eco perché siamo all'interno di un appartamento che abbiamo acquistato, ristrutturato e rivenduto con uno dei nostri investitori e che è diventato, da un piccolo anatroccolo, è diventato un cigno bellissimo. È la prima volta che lo vedo anche io dopo la ristrutturazione e la pulizia finale, soprattutto dopo il lockdown, e sono emozionatissima. Prima di farvi vedere un tour di quella che è stata la fine della ristrutturazione, vi faccio vedere la situazione del prima, quindi vi faccio vedere le foto del prima di com'era l'appartamento, poi vi farò vedere alcune fotografie del dopo e del rendering che avevamo realizzato proprio per questo tipo di progetto, ed infine faremo proprio il tour dell'appartamento. L'ingresso era molto lungo e privo di finestre. Per valorizzarlo ho inserito una boiserie in legno, un lampadario in vetro e ho creato una wall gallery per dare carattere. Il soggiorno è diventato un grande open space, abbiamo abbattuto la parete divisoria della cucina, creato una controsoffittatura per gestire al meglio alcune tubature e abbiamo valorizzato al massimo tutto l'ambiente. Abbiamo poi cercato di sfruttare al meglio gli spazi prima inutilizzati, abbiamo valorizzato ogni singolo centimetro disponibile della casa, creando un disimpegno in cui realizzare una grande armadatura in cui poter organizzare cappotti e strumenti per la cura della casa, una piccola e funzionale lavanderia, un secondo bagno che aumenta il valore dell'immobile e ne migliora la vivibilità. Resta invariata la configurazione della cameretta, del bagno e della camera matrimoniale. In tutto l'appartamento abbiamo rifatto tutti gli impianti, abbiamo posato nuovi pavimenti e rivestimenti, scelto per uno dei bagni un rivestimento per dare grande carattere e messo nuovi infissi sia interni che esterni. Bene ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto. Nel prossimo entreremo proprio insieme nell'appartamento in un home tour in cui vi racconterò tutto ciò che è stato realizzato per questo investitore immobiliare. Del resto ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!